Seconda giornata dell'edizione 2020 di Brodetto Fest. Ci troviamo al Lido di Fano, più specificatamente alla Pala Brodetto, perché si alterneranno una serie di eventi. Uno di questi è quello della degustazione del Bianchello DOC del Metauro, a cura di Luca Gardini, il sommelier di fama mondiale. A seguito ci sarà una degustazione per tutti i presenti e noi con le nostre telecamere, quelle di Fano TV, seguiremo passo dopo passo questa manifestazione. Ciao a tutti, buonasera, sono molto contento di essere qua perché è la prima degustazione dopo il lockdown, quindi sempre su Instagram, su dirette, su Zoom, quindi sono molto contento. Vengo al vostro livello perché sono come voi, bevo tanto vino, no? Quindi primo vino, Claudio Morelli, quindi oggi abbiamo 5 bianchelli. Dunque apriamo questo speciale con Luca Gardini, l'abbiamo detto già all'inizio nella nostra anteprima, ovviamente lei allieterà questa serata, soprattutto come si svolgerà? Beh, sarà una cosa molto semplice, prima di tutto quando mi hanno chiamato per venire a partecipare a questa manifestazione, grazie alla Camera di Commercio delle Marche, parlare del Bianchello del Metauro è stata una grande contentezza per me, perché le Marche è vicino alla Romagna, una terra che io amo, un sacco di amici, quindi sarà una cosa molto semplice, si beve, ci si diverte e andremo a cercare di dare due o tre input su quello che sono le qualità e le potenzialità del Bianchello. Ovviamente lei l'ha appena anticipato, protagonista ovviamente il Bianchello DOC del Metauro. Che cosa ci può dire su questo Bianchello? Quali sono le caratteristiche? Beh, sai, non è che le caratteristiche si inventano, ogni azienda, ogni annata, ogni singolo bicchiere ha il suo profumo diverso, quindi posso dirti che ha un'unicità in quanto è un vitigno di grande immediatezza non vuol dire non di qualità, un vitigno non complesso, quindi un vino adattabile a certe situazioni e anche a certi stili di vini, quindi quelli più vicini al mare, più agrumati, più salati, più minerali, quelli verso l'entroterra, più densi, con più tensione, quindi abbiamo per tutti i gusti, anche in tutte le varie tipologie, quindi penso che ha una sua unicità, una sua riconoscibilità, quindi ha tanto da dire nel patrimonio marchigiano e anche nazionale. Bianchello viene definito come un vino autoctono della provincia di Pesaro Urbino. Per quanto riguarda il pesce, qui ed entriamo proprio nel vivo del festival, come viene abbinato al pesce? C'è un piatto particolare? Ma in questo caso siamo qua per la festa del Brodetto, quindi penso che è un piatto, un vino che con la sua acidità, il suo sale, la sua note fresche, mentolate, si abbina molto con un piatto come il Brodetto, che è pur un piatto storico di tradizione, ha sempre una sua tecnica, il suo gusto, una sua identità, quindi penso che stia molto bene. Poi se no, sicuramente con tutti i pesci che c'è nelle Marche, col mare che avete, il Bianchello viene con tutto, anche come aperitivo, anche in compagnia di una bella signora, con gli amici, quindi è un vitigno che si adatta. Ovviamente per chi si vuole cimentare anche nel mondo della sommeliera, anche per gli apprendisti, ovviamente chi vuole addentrarsi all'interno di questo settore, qual è un consiglio che si sente di lasciare, di dare? Beh, dovete bere prima di tutto, non sputate mai, bevete sempre con testa però, quindi basta metterne poco in bocca, non sputarlo, e sicuramente stare vicino a persone che condividono più che altro, che non vogliono fare i professori ma vogliono insegnare, quindi i corsi sono importanti ma è il contatto con la terra e con l'uomo, con le persone che fa la differenza. Vicepresidente, una grande sinergia fra la Camera di Commercio delle Marche, soprattutto l'iniziativa del Brodetto Fest per celebrare uno dei piatti tipici della provincia di Pesaro Urbino. Sì, al di là di questo noi, così come azienda speciale, come Camera di Commercio, vogliamo esaltare le qualità anche dei nostri prodotti abbinati al Brodetto, vale a dire in questo caso appunto del Bianchello, un vino che nella regione Marche non ha grandissima produzione ma che è di una grandissima qualità, e quindi occorre far conoscere al pubblico anche marchigiano e non solo marchigiano queste nostre grandi qualità di vini. Il Bianchello è uno di questi. E continuiamo il nostro speciale qui all'interno del Pala Brodetto, sono in compagnia con Otello Renzi e ovviamente verrà presentato il Bianchello, questo pomeriggio proprio dedicato al vino. Sì, è un percorso, il Bianchello del Metauro, questa DOC che noi abbiamo, che è una DOC autoctona,
che deriva da un vigneto, comunque dal vitigno, scusate, trebbiano toscano, e corre direi da Fossombrone, ma direi anche da più su, verso Fraterosa e verso Fano, quindi tutto il percorso del Metauro, e noi questa sera lo riproponiamo, cioè partiamo dal mare, dai vini di mare, quindi c'è Morelli col suo Borgo Torre, c'è Di Sante con il Giglio che è qui di Carignano, poi a metà collina a Barchi troviamo Bianchello del Metauro Campioli di Fiorini, e poi andiamo nell'entroterra anche per vedere soprattutto le differenze di clima, di microclima che può avere il Bianchello se è sul mare oppure se è nelle nostre colline. Finisco quindi l'entroterra, che è Fraterosa, terra cruda, il Campo d'Archi, che è un vino, siamo a dei vini più strutturati chiaramente, anche con delle annate differenti, perché le prime sono 2019, quest'anno 2018, e poi andiamo al 2017. A Fossombrone c'è Cignano, con il San Leone, che praticamente chiude questa carrellata facendo anche capire, oltre alla differenza di clima e la salsedine ad esempio del mare e invece i venti che vengono dall'entroterra, i terreni diversi dell'entroterra, anche una longevità che può avere il Bianchello. E i Bianchelli in questo caso sono tutti Bianchello del Metauro DOC superiori, quindi hanno una gradazione e una scelta in vigna, già una selezione in vigna, hanno una capacità di un piccolo invecchiamento, io dico sempre affinamento, che è più carino. Quindi dei Bianchelli con queste caratteristiche possono arrivare ai 3, 4, anche 5 anni se tenuti molto bene. A seguito, diciamo, di questa presentazione guidata, abbiamo anche un sommelier di fama mondiale all'interno di questo Palla Brodetto. I presenti potranno assaggiare anche varie degustazioni come lei ha elencato, ma ricordiamo che anche il Bianchello DOC è un vino ufficiale del festival. Il Bianchello DOC da alcuni anni è il vino ufficiale, non poteva mancare perché siamo al Brodetto, siamo a Fano. Già ieri sera nella degustazione ho detto non c'è Brodetto senza Bianchello, quindi l'abbinamento è veramente interessante, perché la sapidità del Brodetto, il pomodoro che a Fano è praticamente la conserva, il concentrato, quindi una saporosità forte, ha bisogno di un vino come il Bianchello che ha una bella acidità ma anche una bella sensazione alcolica. L'alcol è importante nel vino perché deterge, quindi abbiamo bisogno nel grasso dell'olio, ad esempio del Brodetto e questo condimento, abbiamo bisogno anche di un vino che abbia una bella freschezza, un'acidità e un'alcolicità che permette proprio di detergere le papille gustative. Bene, allora noi la ringraziamo Tello per averci spiegato queste caratteristiche del vino del Metauro, e noi continuiamo questo speciale televisivo. E dietro a ogni evento ovviamente c'è sempre uno staff che crea supporto, soprattutto anche in questo caso i cuochi, coloro che cucinano, cioè sono i primi protagonisti di questa manifestazione. Questo aiuto viene dato anche dall'Associazione Professionale Cuochi Italiani, che ovviamente dà un supporto molto importante. Sì, noi ormai da anni supportiamo gli chef che vengono a fare cooking show qui al Palla Brodetto, e gli diamo tutto il supporto che possiamo e facciamo le preparazioni per il servizio che viene svolto ai tavoli. E niente, dopo io gli faccio la preparazione, ma faccio anche tutto quello che è il coordinamento, molto spesso anche dalla spesa per gli chef, e ci sentiamo con i contatti telefonici e loro mi dicono compra questo, compra quello, compra questo pesce, io gli faccio la spesa e gli faccio trovare magari il pesce già pulito, insomma tutta una parte tecnica di lavoro tecnico, che quando vengono loro insomma si trovano già una parte del lavoro già preparato.
tranne alcuni che magari dicono: guarda, io già ho preparato tutto, arrivo e ho già fatto tutto, però noi gli facciamo magari solo in quel caso gli facciamo il servizio che sarebbe l'impiattamento, il ripristino per la temperatura di servizio, quello lì, e poi il supporto a tutto quello che comporta la preparazione del palco. Lei ovviamente è anche organizzatore, diciamo, all'interno di questo Palabrodetto dove ci troviamo in questo momento, che supporta i vari eventi all'interno del festival. Sì, io qui ormai sono molti anni che faccio il coordinatore con Omnia Comunicazione per Confesercenti e mi sono sempre trovato bene, mi trovo molto bene come organizzazione, e è un'organizzazione importante perché questo è un evento molto importante. Siamo stati anche all'estero, siamo stati a Gandia, siamo stati fuori in Serbia a fare dei gemellaggi sempre per il Brodetto, siamo stati anche adesso poco tempo fa a Matera a fare un gemellaggio per l'anno che c'è stato, dell'anno della cultura che c'è stato a Matera per la fine dell'anno della cultura. Insomma, delle cose molto importanti, sempre comunque riferite al Brodetto. Ecco. Camera di Commercio delle Marche è presente a questa iniziativa di degustazione del Bianchello DOC, un'iniziativa ovviamente di promozione di questi prodotti. Sì, partecipiamo a questo evento che abbiamo voluto insieme a tutte le associazioni, alla Confesercenti, sul Brodetto Festival. Qui sul Bianchello siamo insieme a chi in giunta e in consiglio ci rappresenta come santi e di sante. Con loro abbiamo iniziato un progetto proprio di valorizzazione del Bianchello, non solo del prodotto in sé per sé, come ci ha fatto notare Garbini qui nella sua manifestazione di oggi. Più che altro la nostra intenzione è valorizzare tutto un territorio che, seppur delimitato, piccolo, di produzione del Bianchello, secondo noi può dare un valore aggiunto proprio per la sua conformazione, un valore aggiunto a livello turistico, a livello storico, a livello di produzione di vini, e far sì che magari, iniziando un nuovo progetto di valorizzazione e di promozione di questo prodotto, possa magari un giorno far sì che questi ettari diventano degli ettari economicamente anche convenienti per gli stessi produttori, non solo sulla produzione del vino ma anche nel valore del terreno. Lo pensiamo fortemente, il nostro non è un progetto che va a cozzare con i due consorzi dei vini, assolutamente no. Abbiamo deciso di puntare sul Bianchello proprio per la sua conformazione nell'area che incide, un'area molto piccola dove c'è una produzione che secondo noi è amabile, fresca e può essere un valore aggiunto. Vogliamo soltanto contribuire nel piccolo a valorizzare queste 20-25 aziende che hanno questi vitigni. Si è tenuta una degustazione appunto del Bianchello DOC, un vino autoctono della provincia di Pesaro Urbino e un vino ufficiale del Festival del Brodetto. Un vino che però non tutti conoscono, e soprattutto quanto è importante la promozione non soltanto territoriale. È fondamentale, cioè oggi bisogna far conoscere questo vino al di fuori dei nostri confini, perché quando ciò avviene il vino piace tantissimo, riscuote molto successo, è solo diciamo difficile oltrepassare il confine, bisogna superare questo scoglio e soprattutto porlo anche a livello appunto di comunicativo come un prodotto di qualità, un prodotto che può stare su tutte le tavole, che non ha nulla da invidiare a nessun altro vino, anzi ha una piacevolezza e diciamo un rapporto, possiamo dirlo anche diciamo di un vino di oltre di grande qualità, che non costa tantissimo, non esagerazione, e di grande anche quasi tutti i bianchelli, non dico tutti, però sono quasi biologici, quindi un'attenzione anche alla salute, e quindi secondo me è un vino che ha grandissime opportunità. Noi stiamo uscendo appunto da un periodo di lockdown, ovviamente la produzione del vino ad oggi come procede?
Guarda, mi fai una domanda molto difficile perché la programmazione per questi mesi è stata molto difficile, in quanto di solito un'azienda sa più o meno quanto deve produrre, quanto vende. E oggi è tutto un grande punto interrogativo. Noi personalmente abbiamo deciso di proseguire, siccome comunque l'estate è andata molto bene, e il vino per fortuna si è venduto, i ristoranti hanno lavorato, abbiamo avuto turismo, anche turismo straniero rispetto anche ad altre regioni che magari hanno un turismo, non so, per dire la Toscana, di solito americani, inglesi che quest'anno non sono venuti. Noi abbiamo Nord Europa che è venuto con la macchina e quindi abbiamo avuto lo stesso, diciamo, un bel giro. E io personalmente ho deciso di continuare e di programmare come se nulla fosse successo, almeno per avere un programma di lavoro, perché senza programmazione è molto difficile lavorare.